tutti, benvenuti alla cantina Bonaccorsi, vi porto i saluti dei radognani. I radognani sono gli abitanti del Seme Carrasco, che io rappresento in questo momento. Loro, tramite me, ci spiegano dei nuovi sistemi da adottare sul pianeta che ci ospita per poter continuare a vivere, perché ormai per me siamo arrivati in un punto che di non ritorno, perché ormai non possiamo più andare avanti così, in questo sistema di vita, non possiamo tornare indietro e tantomeno possiamo stare per come siamo. Io, per riuscire a capire loro, ho dovuto inventare un personaggio che è Ethnamen. È un capitano interstellare radoniano, è tornato a vivere sulla Terra. Lui è un'invenzione. Come un'invenzione, in effetti, è un oggetto, un sistema, un processo che contiene o ben definisce una scoperta. Lui è stato inventato 2 anni fa, però io, prima di inventare lui, ho scoperto i radoniani. Anzi, ho avuto il piacere di incontrarli, di conoscerli. Ma cosa ho conosciuto di loro? Ho conosciuto la parte più importante e interessante della loro civiltà, ovvero la loro intelligenza. Una sera d'estate, sul terrazzo di casa mia, mentre riponevo degli oggetti in macchina, io chiaramente faccio l'oggetto immobiliare, la sera mi preparavo tutte le carpettine per l'indomani mattina, vidi arrivare una luce di forma triangolare, di colore giallo addosso, dal cielo. Da me, dove abito, poi vi invito se volete venire a trovarmi, c'è una bella apertura del cielo delle costellazioni. Da per là è stato una frazione di pochi secondi, non ho capito nulla, è stato un evento proprio molto veloce. Dopo qualche giorno ebbi l'idea di inventare un personaggio, un supereroe. Perché ho fatto un supereroe? Chi sono i supereroi? I supereroi sono delle persone, uomini o donne o animali, che rispetto alla gente normale hanno qualcosa in più, utili per il bene di tutti. Quindi l'ho inventato per migliorare la nostra vita, soprattutto quella di mia figlia. Perché mia figlia? In effetti tutto ciò è capitato subito dopo la nascita di mia figlia Sofia. Mia figlia Sofia è nata esattamente il 21 maggio 2010. La nascita di un bimbo è fondamentale nella nostra vita, perché quando, non so, chi di voi è genitore, la nascita di un figlio ti dà una carica particolare, ti permette di fare quello che mai avresti pensato di fare. La nascita è un concetto è un concetto fondamentale soprattutto nella cultura Maya, tant'è vero che i Maya avevano 3 calendari di cui la durata di ogni mese era di 20 giorni. Tant'è vero, oggi è il 21, il prossimo mese finirà l'era cosmica Maya, con l'ingresso di quella nuova. In pratica i Maya avevano 3 calendari, uno di forma circolare, rotonda, uno religioso, uno civile e uno cosmico. E il primo, quello religioso, era basato sulla gestazione, cioè il tempo che intercorreva dalla nascita di un bimbo, dal concepimento di un bimbo alla nascita. Quindi per arrivare a questa invenzione, quindi dicevo, è stato un lieve evento, la nascita di mia figlia, qualche mese dopo ho scoperto i radoniani e ho inventato Ethnamen. Ma per scoprire loro, in effetti, non l'ho capito subito, l'ho capito durante il corso dell'evoluzione di questo personaggio. Perché? Cosa ho fatto? Pensando di fare un supereroe, ho fatto una ricerca dei supereroi, quindi Superman, Batman, i Fantastici 4, eccetera. Allora ho pensato, non posso fare loro perché già loro esistono, non sono i miei, sono dei loro autori, eccetera, cioè io ho creato. Ho inventato Ethnamen. Quindi, ma io in origine, per me Ethnamen era una persona normale che risolveva i problemi. Me ne andai da un disegnatore, perché io in effetti non sono un disegnatore, io sono un inventore. E mi rivolsi a una persona, a Francesco Sozzi, che spero che avvicini, perché l'ho detto lui che sono qua.
che è un artista, e ho detto come volevo Ekman e l'abbiamo disegnato. In origine fu fatto a rosso, però il rosso non mi convinceva perché doveva avere dei colori ben specifici, il blu o azzurro, le bardature d'oro e chiaramente poi gli accessori in nero. Abbiamo fatto Ekman, come ogni invenzione è stata registrata alla Camera di Commercio di Catania, e questa è stata la prima registrazione dell'anno 2011. Prima però ho registrato il marchio. Il marchio è stato registrato sempre alla Camera di Commercio, come, perché nelle registrazioni dei marchi ci sono 14 classi. È stato registrato in una classe che parla di comunicazione e intrattenimento. In effetti lui che cos'è? Lui è un personaggio, e tramite io un personaggio posso parlare. E non solo, posso inventare, perché inventando lui ho inventato un mondo, che tra l'altro esiste. In effetti Ekman esiste perché è stato inventato, però esiste sotto forma di immagine in questo momento. Non esiste nella realtà, esiste semplicemente il disegno. Nella realtà invece esistono i sistemi che ho elaborato. Questi sistemi non sono stati registrati, questi non si registrano, questi si devono semplicemente applicare, perché per poterli fare, perché mentre là c'è il copyright, quel personaggio è mio, se domani qualcuno lo viene pubblicato senza chiedere l'autorizzazione, io potrei farmi causa. Questo no, perché questi si devono applicare e lo devi poter fare, che è diverso. È come se io ho un vestito e tu me lo rubi, lo vuoi copiare, però per come è cucito tu non lo puoi copiare perché non lo sai fare, quindi non te ne puoi fare nulla, anche perché questo non va a denaro, perché noi tutto quello che ci registriamo ci appartiene, perché abbiamo il concetto di proprietà, questo è mio, quello è tuo, quello è suo, qua no, questo è di tutti, e quindi non va registrato, va semplicemente spiegato e va donato. Tant'è vero che questo sistema l'ho pure inviato al professore Marimonti tramite lettera raccomandata che ha nelle mani del segretario, per dire: senti, io la soluzione al suo problema, perché non lo copi? Se vuoi tu mi puoi chiamare, perché qua abbiamo tanti problemi, noi non possiamo più dire. Quindi ritorniamo un attimino. Ho inventato lui ho creato i sistemi. Cosa sono i sistemi radagani? Allora, i rateniani, come ho detto, sono rateniani del pianeta Paolo. Loro, rispetto a noi, sono molto più avanti, perché hanno elaborato scoperte e invenzioni migliori delle nostre, si sono evolute. Come noi ci evolviamo? Grazie all'intelligenza, perché solo l'intelligenza è quell'aspetto che può far evolvere una persona o una civiltà. Perché noi quando parliamo di extraterrestre ogni volta... diciamo sempre, li dobbiamo incontrare, li dobbiamo vedere, li dobbiamo toccare, eccetera. Ma in effetti a noi, un extraterrestre, non interessa tanto sapere l'aspetto, come è fatto, se è alto, se è magro, se è blu, se è verde. A noi interessa capire che cosa pensa, che grado di intelligenza ha. Quindi ho elaborato questo sistema. Allora, questo sistema, ora spieghiamo un attimo il sistema, questo sistema è un nuovo sistema di vita sul pianeta. In effetti, di questi sistemi ce ne sono di tre tipi. Questo è il primo livello, poi ce ne saranno degli altri. In effetti iniziamo a dire che c'è l'ERA, e l'ERA è Alfredo La Rocca, che è in un nuovo sistema di vita, non indossa più quei vostri abiti, indossa una tuta, perché con una tuta si inizia a muovere meglio. Questa che voi vedete è una tuta fatta chiaramente in stoffa, è un sistema coprente, anche quello che indossi tu è un sistema coprente. All'interno ce n'è un altro. Questa tuta in realtà è una bozza di una futura tuta a energia fotonica, perché ALR durante l'arco della giornata assorbe energia. In questo momento noi la stiamo assorbendo, l'energia della luce. Solamente che non riusciamo a imbrigliarla, perché abbiamo degli abiti che non la riescono a imbrigliare dentro, e tantomeno a trattenere l'energia che dentro il nostro corpo, che si perde nell'aria, che è il calore. Questa tuta energia fotonica raccoglie l'energia. Dove la raccoglie? Qua. Questo è un raccoglitore di energia. In effetti
questa energia è quella che usano i radoniani. Loro si spostano, vivono grazie alla loro energia. Tra l'altro, tramite un raggio energetico, un raggio di luce, mi hanno inviato le loro informazioni, perché tutto quello che è qua mi è stato inviato da loro. Come? Tramite la luce, perché la luce è il sistema più veloce per poter comunicare e per poter anche spostarsi. La luce, però, un fotone non ha una massa, è privo di massa, e non ha nemmeno una forma. La forma è il contenitore che la contiene. In questo caso è il triangolo. Il triangolo in geometria è la forma geometrica con minori lati che racchiude un sistema. Quindi loro hanno impostato, hanno impostato la loro vita sotto un profilo triangolare. Perché in questa maniera loro riescono a essere più semplici, al contempo veloci. Allora, ritorniamo, io questo è un modo di spiegare, passo da un argomento a un altro, se avete dei problemi ditemelo, cerco io di essere più chiaro, perché è la prima volta che spiego davanti a un pubblico, quindi c'è anche un attimo di... Certo. Quindi vedete cosa fa? La mattina inizia la sua giornata alle ore 7 luce, perché di giorno alle 7 c'è la luce. Chiaramente noi viviamo in un pianeta che illumina la sole. Non sempre c'è la luce, anche dopo le 7 c'è la luce. Sì, comunque noi viviamo in un pianeta che è illuminato dalla sole, la stella che ci dà la luce, che ci permette di vivere. Chiaramente noi dovremmo iniziare a dividere la giornata in zone di luce, di ombra e di luce, genericamente. Poi ci sono anche le eccezioni, ci può essere la penombra, la Norvegia. Certo. Parliamo dell'Italia. Sì, qua siamo, in Italia siamo a Catania. Quindi alle 7 c'è luce. Poi può essere più o meno intensa. Che cosa fa ALR? ALR la mattina si reca, inizia la sua attività. Inizia a prendere energia come? Mangiando, facendo colazione, però non fa la colazione a casa, ma la va a fare nei luoghi dove si fa la colazione, in questo caso è il bar, perché il bar in effetti è un luogo adibito per fare colazione e altro, che noi chiaramente non dobbiamo eliminare, lo dobbiamo mantenere, ma lo dobbiamo trasformare, perché LR non è lui a scegliere cosa deve fare. Quello decide per fare colazione, ma è il bar, ovvero il sistema in cui vive, che gli dà quello necessario, perché in effetti noi in questo schema abbiamo diviso il pianeta in tre aspetti o autorità: quella regionale, quella nazionale e quella planetaria, perché in ogni angolo del pianeta c'è una regione, c'è una nazione e c'è il pianeta, perché è la Terra. Quindi lui cosa fa? Lui in pratica vive in Sicilia ed abita a Catania. Lui è un abitante del pianeta Terra, che vive e soprattutto esiste. Esiste perché? Perché è vivo. Ma è vivo non perché è in vita, perché è morto, perché esiste. Perché noi dobbiamo iniziare a capire il concetto di esistenza. Perché noi in effetti quando moriamo pensiamo che siamo morti, ma invece non è così. È morto un oggetto che ci contiene, scusate se adopero questo termine, ma un'altra parte di noi continua a esistere in un'altra dimensione. Noi siamo in questo momento nella terza dimensione, le dimensioni spaziali sono avanti e indietro, destra, sinistra, sopra, sotto, più il tempo, che c'è chi definisce come quarta dimensione. Lui vive, esiste, quindi inizia la sua giornata e va al bar. Cosa prende? Prende un caffè. Questo caffè è un caffè particolare, è un caffè energetico, ha più energia, ed è un caffè che viene coltivato in Sicilia, viene fatto in Sicilia. Perché ora noi, tra l'altro, abbiamo la fortuna di abitare in una regione che ha grandi estensioni di terreno, iniziamo a coltivare caffè. Come potremmo iniziare a coltivare pomodori, chiaramente, o altro. Ma è un caffè nuovo. Diverso, è un caffè che riesce a attecchire in Sicilia, come un pomodoro riesce a attecchire, perché ora con il cambiamento climatico purtroppo abbiamo delle piante che non riescono più a crescere. È un nuovo caffè.
Quindi lui incamera questo caffè, nel contempo lui, come vedete, non porta denaro, non c'è più il denaro, non si usa più. Lui